Io ho visto, guarda, quando ho parlato, mi sono messo a parlare, ho visto a seconda fila, circa terza fila, un paio di, che io ricordo, a Varese, di fascisti dell'MSI, quindi non capisco cosa facevano, quindi era stato un po' organizzato. Nessuno scontro interno? No, siete voi giornalisti che volete vedere anche in un congresso provinciale quello che in realtà non esiste. La Lega è unita ed è unita con Bossi. Finora se ne era solo parlato, ora spuntano i filmati del congresso della Lega di Varese di 10 giorni fa con l'ira e le contestazioni dei militanti a Umberto Bossi. Vediamo. Ci sono fuori i giornalisti che stanno aspettando che anche un semplice colpo d'ala possa essere strumentalizzato il fatto che il segretario federale ha chiamato Maurilio Canton il segretario provinciale di Varese per aria nuova. Io ritengo che si invece fa debba... A parlare Andrea Gibelli, vicepresidente della regione e presidente del congresso provinciale della Lega Nord di Varese. Il video viene diffuso oggi da un delegato che riesce a filmare la contestazione della base per la scelta di Bossi di imporre Maurilio Canton segretario senza passare dal voto, prima di essere scoperto. Votare per acclamazione. Fuori dal congresso i dirigenti avevano minimizzato, ma quello che è accaduto adesso è in rete e il materiale non è stato girato da un giornalista, ma da un delegato del Carroccio. Il malumore filtra, anzi esplode, su Radio Padania e tra i delegati, nonostante i tentativi di mettere tutto a tacere. I radioascoltatori vengono invitati a non toccare neanche l'argomento Maurilio Canton, ma la rabbia è incontenibile. Il titolo della discussione dice praticamente tutto. Usciamo da qui, andiamo a contestarli. Canton segretario, punto di no, e poi sotto, ma di chi, punto di domanda. Era un bello striscione, mai visto. Lo striscione è stato rimosso in mattinata, ma lo spirito della contestazione resta. Bersaglio delle critiche Maurilio Canton, neosegretario provinciale della Lega a Varese. La sua elezione segna un punto di rottura con almeno una parte della base in una città simbolo per il Carroccio. Certo è uno striscione dove si fa domanda e risposta allo stesso modo e io non ho dubbi nel pensare che siccome si firmano con nessuno, io dico che sicuramente sono il segretario di nessuno di loro, coloro i quali lo hanno scritto. Canton minimizza anche sulle modalità dell'elezione, acclamazione senza conta dei voti nonostante fosse l'unico candidato. L'ultimo segretario provinciale è stato eletto per acclamazione, non ci vedo proprio nulla di strano. Che ci sia qualcosa di strano però lo si percepisce dalla ritrosia a commentare i fatti. La sede cittadina e quella provinciale della Lega mantengono oggi le porte chiuse. Silenzio dopo l'acclamazione interrotta dalle contestazioni. Dovrebbe essere tutta la luce del sole, no? Secondo me. All'acclamazione... Molto perplesso. No, non mi sembra il massimo della democrazia, insomma. Che ci sia qualcosa che sta cambiando, cioè, questo lo vediamo penso tutti, o lo sentiamo almeno. Ma secondo me più che altro sta perdendo punti Bossi, come persona, come leader. Altro che, si vede, i leghisti stanno mollando il Bossi. Avete pubblicato una lista di 47 persone da espellere dalla Lega Nord, ma quali sarebbero le loro colpe secondo il partito? Beh, secondo la Lega sono tutti amministratori, sindaci, consiglieri provinciali, assessori provinciali e militanti che sono di area strettamente maroniana. È evidente che però questa cosa dimostra una crisi profondissima della Lega nel territorio. Leader non è più leader, appunto è nata da tempo una lotta di successione che si è esplosa per la prima volta in maniera proprio plateale al congresso dell'altra domenica a Varese. Da qui questo tentativo di tenere saldo il potere eliminando tutte le voci contrarie. La cosa migliore da fare sia quella di votare per acclamazione. Queste sono le prime immagini dei fischi a Bossi nel congresso di Varese. Buongiorno. Buongiorno. Varese è un po' la città della Lega, no? Sì, 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 è il centro nevralgico della Lega, anche se c'è una discontinuità, come si potrebbe dire, discontinuità. Sì. La gente ormai non ci crede più tanto come una volta. Perché? Cos'è cambiato secondo lei?
È cambiato perché hanno fatto un sacco di promesse senza risolvere neanche un problema. Sono tempi difficili in casa Lega. Litigio dopo litigio si rischia che qualcosa si rompa. L'onda parte proprio da qui, da Varese, territorio dei fedelissimi di Bobo Maroni, militanti che chiedono un carroccio nuovo e in barba alle dure regole di partito, alle continue minacce di espulsione, sfidano la dirigenza. Guardi che le faccio vedere, Berlusconi pagò la Lega, ecco la prova. Beh, diciamo che se allora così fosse posso capire tante cose, insomma, tante votazioni a favore di una certa parte politica, insomma, certi appiattimenti politici. Lei è un militante, cosa dicono la base, i suoi elettori, la gente che ha sempre frequentato? Ma la gente che frequento, i miei clienti, quelli che mi hanno votato quando sono stato consigliere comunale, sono tutti delusi, amareggiati e delusi. Che gelato ci fa assaggiare? Pistacchio verde.